E stavo a Monti, parlavo con un vecchietto e sto vecchietto mi face ragione, Roma fa schifo. Dice, però, dove tu hai detto questa parola adesso, lì c'è nato Giulio Cesare. Ah, io ho detto scusa, ma c'hai ragione. Vado, guarda, vado a prendere un bicchiere di vino su sta strada e si fa presto a chiamare la strada, mi fa quello. Su quella stradina Nerone e Messalina ci andavano a mignotte quasi 2000 anni fa. Ah vabbè, scusa, scusa, allora faccio così, vado su questa salitella, così si fa presto a chiamarla salitella. Quella è la salitella dei Borgia, cioè lì il cardinale che doveva andare a trovare l'amante, perché all'epoca i cardinali c'avevano l'amante, faceva quella strada. E poi la Vannozza, che era la sua amante, gli ha dato 3 figli che erano i Borgia. Ah, io ho detto, ah, scusa, faccio, è bella sta storia, mi appoggio qui su sto sasso e si fa presto a chiamarlo sasso. Lì sopra venne ammazzato Servio Tullio dalla figlia e il marito, e la figlia quando lo trovò lì morente, pensa che fece, ha soccorso il padre, no, gli è passato sopra col caretto e ha fatto pure marcia indietro. E l'amante è diventato Tarquinio, e Tarquinio il Superbo, il 7° re di Roma. Gli ho detto, ammazza che botta, oh, mi hai dato così, mi metto su st'altro sasso e si va presto a chiamarlo sasso. Lì Cesare Borgia accortellò il fratello Guan, ho capito, guarda, mi metto sotto al balcone, quello è il balcone della Vannozza Cattani, te l'ho detto, la madre di Lucrezia Borgia. Io ho detto, vabbè, guarda, vado sulla piazzetta che è più una boccata d'aria e si fa presto a chiamare la piazzetta. Lì ci stanno i vincoli di San Pietro, quelli con cui venne portato qui a Roma. Io ho detto, mamma mia, non posso far manco un passo. E quello mi fa, amico mio, stiamo a Roma, ogni San Pietrino c'ha più storia di tutta l'America messa insieme. Applauso.